Purtroppo l'arte è stata messa da parte, la rima non era voluta ovviamente, ma l'arte in senso generico, quindi che sia musica, teatro, spettacolo, che siano tutte quelle situazioni che coinvolgano gente o che coinvolgano intrattenimento, sono state fermate totalmente e sinceramente non vedo da parte di nessuno un interesse nel dare una mano e un supporto, ma questo non mi butta giù. Ci hanno fatto ballare, cantare e divertire, ma adesso l'intero mondo dell'intrattenimento e dello spettacolo si è trovato inevitabilmente a fare i conti con il blocco di tutte le attività. E così da quasi un anno anche Homero & Friends, un gruppo formato da giovani talenti creativi, ha subito uno stop forzato, purtroppo senza nemmeno grandi aiuti. Dire che abbiamo ricevuto soltanto, almeno io personalmente, il primo aiuto di marzo del 2020, poi non ho ricevuto quasi altro, e però le tasse sono state chieste in modo cospicuo, ovviamente, non è stato tolto niente, sono stati chiesti tutti gli anticipi, tutte le situazioni. È deludente perché essendo un ragazzo che ha la partita IVA da quando ha 22 anni, devo dire che non vedere un aiuto quando secondo me le partite IVA e le aziende sono quelle che portano i soldi in Italia e allo Stato. Beh, un attimino dici, veramente deve andare così? Sì, bene, quindi faccio il mio, lo faccio alla grande, però veramente iniziamo a fare qualcosa. Nonostante la situazione attuale, Omero infatti non ha alcuna intenzione di arrendersi, anzi. Non possiamo stare ad aspettare l'aiuto degli altri, ma dobbiamo essere noi l'aiuto di noi stessi. Questo l'ho sempre pensato perché penso che nella vita chi si fa da solo capisce tante cose e soprattutto capisce quanto è importante essere le colonne di se stessi.